Historias Humanas es un segmento donde conocemos la vida de personas alrededor del mundo durante la crisis del COVID-19. Ciao, non passa nada. Io sono Maria e sono una studentessa italiana. Come sapete, l'Italia è in quarantena e resterà in quarantena fino al 3 aprile. Questo vuol dire che non possiamo uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, come ad esempio andare a fare la spesa, andare a comprare dei farmaci oppure andare dal medico. Infatti ogni volta che dobbiamo uscire di casa dobbiamo avere una certificazione, quindi un documento del Ministero che attesti il motivo per cui stiamo uscendo di casa. Se ci fossero dei controlli da parte della polizia e mi trovassero senza questa certificazione, rischierei 3 mesi di carcere. I supermercati sono sempre aperti e ben forniti, così come le farmacie, e quindi non siamo per niente in crisi alimentare. La cosa che in realtà preoccupa molto è il fatto che scarseggiano i posti in ospedale. L'unica cosa che noi italiani possiamo fare al momento è quella di rimanere dentro casa ed evitare quindi così di far crescere il numero di contagi. Questo è il più grande contributo che al momento noi possiamo dare. Si lavora da casa, gli studenti, quindi di scuola oppure anche dell'università, seguono le lezioni online, quindi il tempo lo si passa in casa. Per quanto mi riguarda, io seguo le lezioni online, studio e nel tempo che mi rimane guardo Netflix, quindi guardo molte serie TV e leggo molto e quindi passo un po' il tempo con ciò che mi piace fare. Mia madre, ad esempio, passa il tempo cucinando e questa cosa mi rende estremamente felice, anche se dovrò lavorare di più appena le piscine apriranno. Comunque, per tornare seri, la gente cerca di distrarsi un po', però la situazione è molto preoccupante. E infatti, comunque, le poche persone che girano per strada hanno sempre la mascherina e i guanti ed evitano proprio di parlare con le altre persone. Quindi il clima è molto distaccato e sembra quasi surreale, non sembra di essere in Italia. Solitamente noi siamo molto, come dire, socievoli, però in questo tempo non è esattamente così. E ciò che mi preoccupa molto è quello di magari non accorgermi di essere ammalata, quindi di essere asintomatica e di poter contagiare senza volerlo anche le persone che sono vicine a me, come mia madre e mio padre, che comunque vivono insieme a me. D'altra parte però sono sicura che se tutti noi ci impegniamo a seguire queste regole, che sono davvero molto semplici alla fine, questa epidemia finirà molto presto. E possiamo quindi, spero fra poco, tornare per le strade come eravamo soliti fare. Un bacio virtuale a tutti dall'Italia.